Nel 2002, su iniziativa di rappresentanti del mondo politico, sindacale e dell'imprenditoria, nasce l'associazione Carlo Donat Cattin di Bergamo e Brescia, che insieme con l'omonima fondazione di Torino promuove negli anni successivi numerosi incontri culturali aperti al vasto pubblico, soprattutto giovani, interessati alla storia e all'evoluzione del pensiero sociale, politico ed economico del nostro paese, con particolare riguardo al ruolo del movimento cattolico. Di rilievo sono soprattutto i convegni di studio di Saint Vincent, che hanno rappresentato un laboratorio culturale e un punto di incontro e di confronto, in un periodo di profondi cambiamenti politici, economici e sociali per l'Italia ed un'Europa ancora alla ricerca della sua identità. Nel 2005, gli studenti già presenti ai convegni di Saint Vincent diventano protagonisti attraverso un concorso giornalistico che ha lo scopo di creare un dialogo tra generazioni. Si tratta di temi di grande attualità, che implicano anche la capacità di guardare avanti e di sviluppare la cultura di una reale cittadinanza europea. Sono le giovani idee e il concorso assume proprio questo nome. Nel 2008 il concorso cambia pelle, perché gli elaborati non sono più articoli ma video. L'evoluzione tecnologica, l'unità d'Italia, le problematiche legate all'ambiente, al lavoro e all'immigrazione si intrecciano sempre al tema portante della coscienza europea. Nel 2011 nasce l'associazione Giovani Idee, che prende le redini del concorso a partire dall'anno successivo. Dal 2016 un'altra importante svolta. Le tematiche che il concorso propone ogni anno agli studenti si ispirano al programma Europa per i cittadini, lanciato dalla Commissione europea per avvicinare i cittadini all'Unione e colmare le distanze fra cittadini e istituzioni del vecchio continente. In questo contesto prende forma un'importante collaborazione con la sede di Milano della Commissione europea. Si avviano così esperienze di partenariato internazionale dell'Associazione Giovani Idee con la Fondazione Robert Schuman di Varsavia in Polonia e il Centro Sociale Padre Murialdo di Fier in Albania. In questa nuova dimensione europea, per la prima volta la fase finale del concorso si svolge al di fuori del territorio italiano, a Varsavia, nel maggio del 2017. In virtù di un'innovativa formula itinerante, negli anni successivi toccherà a città europee sempre diverse. In 16 edizioni il concorso ha visto la partecipazione di 10 paesi europei, 17 regioni italiane, 610 professori, 6.230 studenti, 263 scuole superiori italiane e 40 di altri paesi europei. I premi per i vincitori del concorso, sin dalle origini, consistono in viaggi collettivi in alcune importanti capitali europee, scelte per il valore simbolico del loro ruolo nella storia dell'Unione Europea. Ai viaggi sono spesso seguiti numerosi scambi fra le scuole. Uno dei frutti degli scambi è rappresentato dalla nascita all'inizio del 2022 a Vittoria, in provincia di Ragusa, dell'associazione Giovani Idee del Mediterraneo. La finalità principale è la tutela della bellezza del sud-est d'Italia mediante attività di formazione e di proposte culturali e lavorative rivolte ai giovani. Il cammino continua, grazie alla passione civile che anima l'associazione Giovani Idee. Un volontariato che supera le colorazioni culturali e politiche e unisce persone ed esperienze diverse impegnate a trasmettere valori, a costruire una democrazia partecipata e creare confronto e dialogo fra le generazioni. Perché l'Europa si costruisce anzitutto partendo appunto da giovani idee.